L'Associazione Microbiologi Clinici Italiani ha organizzato un importante evento scientifico denominato Microbiologia delle infezioni rare autoctone e di importazione, che si è occupato delle patologie infettive rare e dimenticate, soprattutto ma non solo, dal punto di vista microbiologico. L'evento si è tenuto presso l'Aula Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara. Secondo me è stato un ottimo evento, ha richiamato un discreto numero di addetti ai lavori, qualche infettivologo, molti microbiologi, molti tecnici di laboratorio, poi biologi e medici. Stamane abbiamo avuto pure come ospite per i saluti il nostro assessore alla sanità, la dottoressa Nicoletta Verì. Anche nel pomeriggio è venuto anche il nostro direttore generale, il dottor Vincenzo Ciamponi, a mandare saluti e dare saluti, e sono molto soddisfatto, perché significa che eventi di questo tipo hanno una valenza anche in ambiti, diciamo, diversi, quindi dagli addetti ai lavori addetti ai lavori. Sono argomenti di nicchia, perché si è parlato di patologie rare autoctone e da importazioni, quindi magari anche patologie che addirittura anche forse molti addetti ai lavori conoscono, perché non hanno proprio la dimestichezza nel conoscere l'epidemiologia di queste malattie, anche la diagnostica che ci consente poi di addivenire appunto alla formulazione della corretta diagnostica microbiologica, che poi dà in pratica la possibilità ai clinici di intervenire terapeuticamente. E sono molto soddisfatto e pensiamo di ripresentare argomenti di questo tipo sia in loco, qui in regione, ma anche di esportare questo format in altre regioni, in quanto anche il presidente della nostra associazione, che si chiama AMC, che è l'Associazione Microbiologi Clinici Italiani, ci ha telefonato ed è rimasto entusiasta, perché ha saputo del buon esito delle relazioni dell'evento e ha intenzione di esportarlo come format anche in altre regioni. E ciò ovviamente ci inorgoglisce, perché diciamo è stata un'idea nostra qui pescarese, mia del dottor Luigi Clerico e anche del dottor Luigi Principe.